durante il periodo di isolamento ho riscontrato varie problematiche che prima non avevo. Non riuscivo più a seguire le lezioni in DAD, mi è rimasta un'angoscia, un buco dentro che non riuscivo a colmare. Da quel momento ho deciso che volevo farmi aiutare. Non mi sono mai sentito così, non avevo più voglia di uscire, non avevo voglia di vedere gli amici e nemmeno di andare a scuola. Da anni ci occupiamo della neuropsichiatria infantile e visto il preoccupante aumento del disagio giovanile abbiamo aderito al bando Attentamente di Fondazione Cariplo per rispondere al bisogno impellente di tanti giovani. È importante saper cogliere i primissimi segnali di disagio che i ragazzi manifestano per poter intervenire precocemente e quindi evitare che il disagio sfoci in vere e proprie disfunzioni comportamentali. Abbiamo creato un'equipe multidisciplinare per proporre percorsi di psicoterapia individuale e di gruppo, percorsi psicoeducativi, mindfulness e sostegno alla genitorialità condotti da educatori e psicologi specializzati. Il disagio giovanile riguarda tutti. Nessuno può voltarsi dall'altra parte, davanti a noi giovani, quando mandiamo dei segnali inequivocabili. Questo progetto si chiama Sostegno Chilometro Zero ed è realizzato da Il Ponte del Sorriso in collaborazione con la SST Sette Laghi e il Centro Gulliver.